di quella che è la situazione attuale, presente, legislativa nel reparto efficienza energetica e fonti rinnovabili. Perché al di là di quelle che sono le dichiarazioni di massima, davanti alle televisioni, davanti ai mass media, nei quali il governo elogia e dice di volere supportare e sviluppare le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, la realtà è ben diversa. Lo abbiamo visto, diciamo, in un picco negativo in quello che è successo nel caso Total, il famoso emendamento Tempa Rossa, le famose telefonate intercettate all'ex ministro Guidi, per le quali il ministro ha rassegnato le dimissioni. Abbiamo visto come il governo, un anno e mezzo fa, semplificò al massimo la normativa per consentire alle infrastrutture private nel settore del petrolio, del gas, delle fonti fossili, di essere installate. Quindi un'autostrada velocissima, autorizzativa per questo tipo di impianti che sono potenzialmente pericolosi, sono impianti decisamente delicati e che trattano materiale potenzialmente pericoloso, quindi un'autostrada autorizzativa per loro, mentre adesso vedremo tutta una serie di ostacoli, di paletti, di divieti posti in capo alle fonti rinnovabili e all'efficienza energetica che vanno appunto in segno opposto, quindi ostacolare al massimo la vita di questi due, di queste due filiere che sono le filiere del futuro. Diciamo subito che il governo ha avuto, tra virgolette, un complice nell'autorità per l'energia elettrica e il gas, che è un'autorità che per legge è demandata a fare una serie di cose. E adesso vedremo. Noi da tempo, da 2 anni e mezzo, stiamo lavorando in Parlamento, opponendoci ovviamente in minoranza a tutta una serie di cose che inizio ad elencare. Intanto, anche se incentiviamo le rinnovabili, quello che ne abbiamo di ritorno è superiore al sacrificio che appunto paghiamo in bolletta per supportarle. Seconda cosa, non dicono mai questi signori, si dimenticano, tra virgolette, di dire che le fonti fossili, guarda caso, ecco, scusate la pausa, ma ci sono stati problemi di connessione, quindi sono passato dalla wireless al cellulare. E dicevo, si mette sempre l'accento sul fatto che si spendono 13 miliardi di euro all'anno per sussidiare le rinnovabili, ma non si completa l'informazione dicendo che anche le fonti fossili sono sussidiate, guarda caso, per lo stesso importo. Il Fondo Monetario Internazionale lo ha dichiarato proprio poche settimane fa, dicendo che in Italia le fonti fossili, tra sussidi diretti e indiretti, vengono supportate per 13 miliardi di euro. Quindi manco a farlo apposta una cifra identica. Con però la differenza che le fonti fossili fanno guadagnare pochissime persone e molto spesso inquinano il territorio a spese di tutti. E questo non è un dato fornito da estremisti ambientalisti, ma anche in questo caso è un dato ufficiale dell'Unione Europea che in un rapporto ufficiale di fine 2014 ha calcolato in 300 miliardi di euro all'anno i danni provocati dalle fonti energetiche fossili lungo tutta la filiera. Lo ripeto, 300 miliardi di euro dato europeo di danni provocati dalla filiera delle fonti fossili, che non vengono pagati dalla filiera delle fonti fossili, cioè da chi li crea, da chi li provoca, ma vengono pagati da tutti noi con la fiscalità generale.
Quindi se qualcuno dovesse ancora dire le rinnovabili ci costano 13 miliardi di euro all'anno, sapete che cosa rispondergli. Allora, a livello di ostacoli a efficienza energetica e rinnovabili, partiamo dall'ultimo in sequenza temporale, cioè la riforma della tariffa, la riforma della bolletta, sia per quanto riguarda le utenze domestiche, sia per quanto riguarda tutte le utenze di piccole e medie imprese, tutti, cioè ha preso tutto lo spettro delle utenze, piccole e grandi che siano. Sapete, ho fatto qualche video con Luigi Di Maio, con altri colleghi per annunciarlo. Ripetiamolo: dal 1 gennaio di quest'anno è entrata in vigore questa riforma della bolletta elettrica che fa pagare di più chi consuma di meno, cioè il primo scaglione di consumo, i primi 2700 kWh sono quelli più cari. Quindi consumare poco non è più così conveniente come lo era fino al 31 dicembre dell'anno scorso. E quindi fare interventi di efficientamento energetico o di autoproduzione, quindi il classico fotovoltaico sul tetto, per far sì di prelevare poca corrente dalla rete, dal fornitore esterno, ecco, tutte queste operazioni calano moltissimo in termini di convenienza. Il fatto di mettere un frigorifero nuovo a basso consumo, le lampade LED a basso consumo o appunto di mettersi un impianto fotovoltaico sul tetto, tutte queste operazioni adesso avranno un tempo di rientro, un tempo di ammortamento, un tempo di rientro molto più lungo e quindi capite che genericamente, generalmente saremo meno incentivati a fare produzioni appunto a fare operazioni di produzione, di autoproduzione da fonti rinnovabili e di efficientamento energetico. Questa riforma cosa ha fatto in buona sostanza? Ha preso una parte della tassazione, chiamiamola così, che era legata totalmente alla quota variabile, quindi all'effettivo consumo. Pagavo queste tasse in proporzione a quanto effettivamente consumavo, le ha portate quindi dalla parte variabile alla parte fissa, cioè le pago a prescindere da quanto consumo, le pago come canone fisso, a prescindere da quanto consumo. Questa è, diciamo, l'ultima pensata, l'ultima riforma appunto dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, che aveva un compito e l'ha portato a termine in questa maniera. Altra cosa che è stata fatta a livello legale è quella di vietare l'utilizzo dei cosiddetti sistemi di distribuzione chiusa. Che cosa sono? Vediamo di spiegarli in maniera semplice. Un complesso, come può essere un aeroporto, un ospedale, stazioni, centri commerciali, che si mette, facciamo sempre l'esempio, sul tetto un bei 100 kWh di fotovoltaico. E non ha più la possibilità di distribuire l'energia prodotta dall'impianto a tutte le varie utenze che fanno parte di questo complesso. Gli è stato vietato, non per motivi tecnici, non c'è nessun problema tecnico, non c'è nessun problema di sicurezza, gli è stato vietato proprio a livello legale, a livello legislativo. E tra l'altro questi sistemi sono espressamente consentiti dalla normativa europea. Per cui adesso avremo anche questo problema che forse incorreremo in un'ennesima procedura di infrazione. Tra l'altro, con l'assurdo che per gli edifici nuovi o quelli soggetti a ristrutturazione complessiva, ci sarà l'obbligo di autoprodursi una fetta consistente dell'energia, cioè l'edificio dovrà essere parzialmente autonomo, quindi autoprodursi l'energia. Però non potrà consumarla direttamente. L'impianto la produrrà e dovremo immetterla in rete, quindi con un'inefficienza e una illogicità completa. Cioè viene vietato l'autoconsumo diretto, una cosa assolutamente illogica e inefficiente e quindi antieconomica. A fine 2014 vi ricorderete che era stato introdotto nel decreto sblocca Italia il cosiddetto spalma incentivi, cioè siamo andati a toccare retroattivamente
quello che era la modalità di erogazione di sussidi per l'autoproduzione da fonti rinnovabili. La irretroattività di questa norma ha fatto sì che ci sono dei giudizi pendenti davanti alla Corte Costituzionale, che quindi dovrà giudicare se questa legge, questi articoli specifici di questa legge, sono legittimi, sono costituzionali, quindi validi. Altrimenti potrebbe succedere come per la riforma Fornero, che è stata emanata con un decreto-legge, è entrata in vigore, ha fatto quello che ha fatto, poi dopo un paio d'anni è arrivata la sentenza della Corte Costituzionale che ha detto: attenzione, la riforma Fornero non è legittima, dovete risarcire. In questo caso erano i pensionati, sono i pensionati. Ecco, anche in questo caso corriamo questo rischio che questa legge, lo spalma incentivi, è entrato in vigore, sta dispiegando i suoi effetti. Domani potrebbe succedere che la Corte Costituzionale dica: no, attenzione, non va bene così, restituite quello che avete percepito a questo punto illegittimamente, illegittimamente, e quindi anche in questo caso sarebbe un danno su un danno. Altra cosa, è stato riformato il conto termico, è poco conosciuto perché sono dei sussidi alle fonti, all'efficienza energetica, ma era troppo complicato burocraticamente, per cui non è stato utilizzato. È stato riformato, c'è in vigore adesso quello che si chiama nuovo conto termico, però non ha risolto i problemi precedenti e soprattutto non si prevede l'incentivazione della trasformazione complessiva degli edifici privati. Quindi a parole i politici hanno potuto vantarsi di aver riformato il conto termico, ma nella realtà questa misura, che dovrebbe appunto agevolare interventi di efficientamento, non ha assolutamente risolto la problematica. Poi un'altra cosa, che impedisce, tra l'altro, alla bolletta elettrica di diminuire e alle rinnovabili di essere messe in una situazione di parità rispetto alle fonti fossili. Faccio un esempio per cercare di spiegarmi meglio. Nell'elettricità esiste un mercato elettrico nazionale. Allora, facciamo proprio l'esempio di un mercato normalissimo. Poniamo che io domani abbia una cena e so che più o meno mi arriveranno 100 persone. Non so con esattezza quante, più o meno me ne arriveranno 100. Vado al mercato il giorno prima e faccio la spesa. E prendo una quantità di cibo che secondo me potrebbe essere quella sufficiente per dare da mangiare a tutti. Il giorno dopo si parte con la cena, a un certo punto mi accorgo che effettivamente mi manca un po' di roba. A questo punto devo correre sul mercato di nuovo e molto probabilmente, quasi sicuramente, non riuscirò ad avere il cibo agli stessi prezzi che avevo avuto il giorno prima, perché il giorno prima ho avuto modo di contrattare, avevo calma, ho potuto osservare le varie offerte e quindi ho spuntato dei buoni prezzi. Il momento in cui invece devo correre nel mercato e rivolgermi ai negozianti e dire: veloci, 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 mi serve subito 10 kg di patate, 5 kg di zucchine. I negozianti vedono che io ho fretta, vedono che ho bisogno assolutamente di quella merce e quindi alzano il prezzo sapendo che io ho bisogno di quella merce. Nel mercato elettrico esiste una cosa estremamente simile. C'è il mercato del giorno prima, nella quale i vari operatori si fanno le offerte e le richieste e stabiliscono un prezzo che è, diciamo, abbastanza tendente al ribasso, perché c'è tempo per fare contrattazione. Il giorno dopo, invece, quando siamo effettivamente nel presente, se ci si accorge che siamo in mancanza di elettricità, io devo correre immediatamente, perché non si può rimanere senza, il sistema crolla. Devo rivolgermi ai fornitori per colmare quelle lacune, e in quel momento i fornitori naturalmente mi chiedono un prezzo maggiore, perché con la giustificazione che devono mettere in moto, aumentare la produzione, darsi da fare, ti chiedono un prezzo maggiore per sopperire a questa lacuna. Allora, qual è il dramma? Che
che a questo mercato infragiornaliero si chiama, a questo mercato che si svolge, diciamo, in diretta, non è proprio così, ma semplifico, le fonti rinnovabili non sono autorizzate a partecipare. Partecipano a questo mercato dell'ultimo momento solo le fonti fossili. L'autorità per l'energia elettrica e il gas aveva il compito già da 2 anni fa di normare, di mettere in campo una serie di norme tecniche per consentire alle fonti rinnovabili di partecipare a questo mercato, diciamo così, dell'ultimo momento, mercato in diretta, mercato in streaming. Di mettere in condizione di partecipare esattamente come le fonti fossili, e sono 2 anni che è fermo e non lo fa. Quindi, morale della favola, a questo mercato in cui i produttori fossili spuntano dei prezzi decisamente superiori che gli danno un buon margine, le fonti rinnovabili sono impedite a partecipare. Sono impedite a partecipare proprio perché manca la normativa. Manca la normativa, quindi voi capite come una mancanza di normativa crei una differenza secca tra fonti fossili e fonti rinnovabili. Le fonti fossili possono partecipare a questo mercato, le fonti rinnovabili no. E questa è una pura e semplice responsabilità dell'autorità per l'energia elettrica e il gas, che da 2 anni dovrebbe colmare questa lacuna e non lo fa. E naturalmente il governo si sogna bene da premere per accelerare. Mercoledì pomeriggio ero in audizione in commissione perché, a seguito di una mia interrogazione proprio su questo specifico problema del ritardo di 2 anni dell'autorità, è venuto il sottosegretario a rispondermi e mi ha portato una risposta assolutamente politica, cioè non ha risposto, ha fatto tutto un bel giro di parole senza dare assolutamente la risposta. Quindi il governo è assolutamente complice di questo razzismo tra fonti fossili e fonti rinnovabili. Andiamo avanti perché la sequenza è lunga. Non è stato attuato il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica. Voi dovete sapere che noi abbiamo recepito una direttiva comunitaria che ci impone di fare efficientamento agli edifici. Per aiutare queste operazioni di efficientamento è stato disposto nel recepimento di questa direttiva un fondo nazionale, quindi dei soldi che dovrebbero finanziare questi interventi. Ecco, questo fondo non c'è, sono circa 2 anni che lo aspettiamo, non c'è. E quindi capite, la mancanza di questo recepimento rallenta le operazioni di efficientamento energetico. Ugualmente sono bloccati i meccanismi di un fondo di garanzia che dovrebbero sbloccare le capacità delle ESCO. Le ESCO, penso le conosciate tutti, per chi magari non le conosce, sono delle società private che anticipano loro gli interventi di efficientamento energetico di edifici, quindi il beneficiario, il titolare dell'immobile, in buona sostanza il padrone dell'immobile, non fa lui lo sforzo economico di efficientare l'edificio, di mettere il fotovoltaico sul tetto. Questo sforzo economico viene anticipato da questa azienda privata, ESCO vuol dire Energy Saving Company, quindi aziende per il risparmio energetico, anticipano loro questi investimenti per l'autoproduzione da rinnovabile e per l'efficientamento energetico dell'edificio, e poi loro si ripagano con il risparmio in bolletta. Ecco, ci sono dei meccanismi di un fondo di garanzia che dovrebbe aiutarli, ma anche in questo caso sono bloccati. Così come sono bloccati dei contratti tipo di prestazione energetica che avrebbero dovuto essere predisposti per aiutare le pubbliche amministrazioni. Per aiutare le pubbliche amministrazioni sempre in questi progetti di efficientamento. E allo stesso modo non è stato individuato nessun meccanismo per aiutare le pubbliche amministrazioni a fare le gare proprio per scegliere il fornitore che faccia questi interventi di efficientamento energetico. Altra cosa, i certificati bianchi. Due paroline su cosa sono. Sono anche in questo caso un meccanismo per aiutare l'efficienza energetica.
hanno funzionato molto bene negli anni scorsi, hanno funzionato molto bene. Ora è in atto, si sta studiando una riforma, si sta studiando una riforma. Questa riforma però, così come ce la stanno proponendo, è in fase di discussione, è peggiorativa. E non lo diciamo noi, lo dice persino Confindustria. È peggiorativa perché tutta una serie di piccoli interventi vengono ostacolati pesantemente. Ecco che torniamo al concetto iniziale che vi dicevo, il governo molto spesso non dice un no secco, non vuole prendersi questa responsabilità. Cosa fa? Ostacola complicando la burocrazia. Anche in questo caso, con la riforma dei certificati bianchi, non si dice un no secco. Si complica la burocrazia e quindi i piccoli interventi, se io devo spendere 1.000 euro per fare l'intervento e 1.000 euro in burocrazia, non lo faccio più. Non lo faccio più. Se devo fare un intervento da 50.000 euro, da 100.000 euro, allora quei 1.000 euro di burocrazia mi vengono, diciamo così, spalmati e ci stanno. Ma se io devo fare un piccolo intervento e mi costa di più la burocrazia o comunque incide troppo la burocrazia sull'importo dell'intervento, non lo faccio più. E quindi questo è un sistema subdolo ma efficace per allentare l'efficienza energetica. Ancora, non è stata data ancora attuazione a quella che è una direttiva comunitaria in materia di mobilità elettrica. Mobilità elettrica, sapete, è un cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle, ma è anche uno degli aspetti a prescindere del futuro. Tutto il resto del mondo si sta spostando sulla mobilità elettrica. La mobilità elettrica sarà la prossima grande rivoluzione che è già in corso e che si sta, sta procedendo con un effetto valanga. Diventa sempre più evidente di quanto sia conveniente passare alla mobilità elettrica. Allora, in questo caso non sono state ancora aggiornate le linee guida del Ministero per le infrastrutture riguardo alla mobilità elettrica e non è stato previsto nulla per l'integrazione tra la mobilità elettrica e la produzione di energia da fonte rinnovabile. Quindi ancora una volta un ritardo, una lacuna, una mancanza che di fatto ostacola l'avanzamento delle fonti rinnovabili, in questo caso collegate alla mobilità elettrica. Sostanzialmente è stato inoltre anche vietato l'adeguamento degli impianti incentivati per renderli più efficienti. In questo caso sarebbe stato possibile consentire e sostenere adeguamenti con sistemi che avrebbero consentito di non incrementare la spesa degli incentivi, non incrementare la spesa di incentivi, ma aumentare quella che è l'efficientamento di impianti di produzione da rinnovabili, ma anche in questo caso siamo in presenza di un sostanziale divieto. Poi manca un quadro normativo per quanto riguarda il settore del teleriscaldamento e anche il teleriscaldamento è un altro settore che ha già un presente piuttosto importante e potrebbe avere un grosso futuro, ma manca un quadro normativo chiaro di riferimento. Così come manca un documento da parte del Ministero dello Sviluppo Economico che faccia finalmente chiarezza, perché gli operatori sono bloccati dalla mancanza di chiarezza, che faccia chiarezza su quali sono le cumulabilità degli incentivi. Perché in questo momento non c'è effettivamente una totale chiarezza su quali siano incentivi cumulabili e quali no. E quindi gli operatori, a fronte di questa incertezza, sono bloccati. Sono bloccati e gli investimenti sono bloccati. Inoltre, e questo lo sanno soprattutto gli operatori specializzati, ma ve lo spiego un attimo, manca quello che è un decreto che stiamo attendendo, che gli operatori stanno attendendo ormai da un paio d'anni, un decreto per l'incentivazione degli impianti rinnovabili non fotovoltaici. Cioè il fotovoltaico ha una sua linea di incentivazione, le altre rinnovabili diverse dal fotovoltaico hanno un'altra linea di incentivazione. Il problema è che da 2 anni tutti gli operatori stanno aspettando un decreto che normi, che dica che fine faranno, quante e quali agevolazioni eventualmente avranno tutti questi reparti.
E siamo tutti in attesa. E quindi capite che ancora una volta le aziende sono ferme perché non sanno eventualmente quali e quanti incentivi avranno. Non c'è assolutamente chiarezza e quindi sono assolutamente ferme. Oltre a questo, oltre a non intervenire per sostenere questo settore green, il governo ha eliminato una serie di sanzioni che erano presenti in una normativa, il famoso collegato ambientale, ha eliminato una serie di sanzioni nei confronti di chiunque avvii la produzione di un impianto, operazioni in mare nel settore idrocarburi in carenza delle prescrizioni sancite da una direttiva. Cioè c'è una direttiva che dice: se tu mi fai questo tipo di operazioni in mare, devi avere una serie di prescrizioni, di osservare una serie di prescrizioni. Ecco, il governo ha eliminato una serie di sanzioni nei confronti di chi avvia queste operazioni in assenza di queste prescrizioni sancite. Tra l'altro, tornando un attimo al discorso piattaforme, l'ho già detto, l'ho già scritto, sappiate che le piattaforme petrolifere sono escluse da una normativa che norma gli impianti ad elevata pericolosità, a rischio di incidente rilevante, ci dice. Cioè ci sono una serie di impianti cosiddetti a rischio di incidente rilevante che devono rispettare tutta una serie corposa di misure di sicurezza, proprio perché vengono definiti a rischio di incidente rilevante. Ora, le piattaforme petrolifere da questa legge sono escluse, come se una piattaforma petrolifera non fosse potenzialmente a rischio di incidente rilevante. Ecco, ultima cosa, anche questa l'ho già anticipata più volte, l'abrogazione del mercato tutelato, quindi molto probabilmente nel 2018. Quelli che sono 24 milioni di utenti che in questo momento riescono a beneficiare di un prezzo della corrente elettrica inferiore del 15% circa rispetto al mercato libero, tutti questi 24 milioni di utenti, quindi la maggior parte di voi, sarete costretti obbligatoriamente a passare a un fornitore privato, che in questo momento costa mediamente il 15% di più. E se ve ne dimenticherete, finirete in quello che si chiama servizio di maggior tutela, che però appunto di maggior tutela ha solo il nome perché avrà un prezzo più alto e tutele più basse. Scusate, servizio di salvaguardia, ho sbagliato il nome, servizio di salvaguardia, servizio di salvaguardia. Ecco, queste sono, diciamo velocemente, vi ho fatto un breve elenco di una serie di carenze o di prescrizioni precise da parte della legislazione italiana che ostacola moltissimo quello che è il cammino delle rinnovabili. Qual è il risultato in soldoni di tutto questo? Qual è il risultato in soldoni di tutto questo? Dati assolutamente ufficiali che la produzione complessiva di energia da fonti rinnovabili da 3 anni è ferma. Da 3 anni è ferma. La produzione complessiva di energia da fonti rinnovabili da 3 anni è ferma attorno al 16% rispetto al fabbisogno nazionale complessivo. Da 3 anni siamo fermi attorno al 16%. Molti politici dicono: sì, però siamo tra i primi in Europa. Allora, primo, siamo tra i primi perché abbiamo moltissimo idroelettrico, che però è un'eredità del passato. L'idroelettrico ovviamente è una grandissima cosa, va benissimo, però siamo fermi, non possiamo sperare che ogni anno piova abbondantemente per riempire i bacini e quindi poter produrre molta elettricità da fonti rinnovabili. Il dato sostanziale è questo: noi dobbiamo vedere negli ultimi 3 anni cosa è successo. Nel resto del mondo la produzione di energia da fonti rinnovabili si sta incrementando a ritmi esponenziali. Gli investimenti sono massicci, nel resto del mondo è avvenuto il sorpasso. L'anno scorso è venuto il sorpasso, si è investito di più nelle fonti rinnovabili che non nelle fonti fossili. Questo nel resto del mondo. In Italia da 3 anni siamo fermi al 16%.
una cosa drammatica che quindi dimostra quanto il governo non stia supportando questo che è il mercato del futuro, i posti di lavoro del futuro, perché ricordiamolo che alla fine stiamo parlando di posti di futuro, stiamo parlando che tra rinnovabili ed efficienza energetica ci sono centinaia di migliaia di posti di lavoro a disposizione. A disposizione, invece, ne abbiamo persi 60.000 negli ultimi 2 anni solo nella filiera delle rinnovabili. Quindi questa è la situazione attuale. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, spero sia stato utile per avere un quadro più preciso di come appunto il governo stia ostacolando il cammino di rinnovabili ed efficienza energetica. Se credete che queste informazioni siano importanti, mi raccomando, condividetele perché sapete bene che di queste cose in TV non si parla, quindi rimane a voi il compito di condividerle, di chiamare i vostri amici, di convincerli ad ascoltare queste informazioni, che sono tutte quante riscontrabili in rete perché io vi ho fornito tutti i dati legislativi italiani totalmente riscontrabili e quindi se volete condividete, date una mano a far girare queste informazioni. Naturalmente, buon voto per domani a tutti quanti.